Allora, siamo tornati in un nuovo video con Assassin's Creed Origins da Rovigamer. Abbiamo ucciso il coccodrillo e quell'altro che non mi ricordo il nome. Ah, credevo fosse il fieno. E abbiamo avuto giustizia per Shadia. Sto arrivando col vino. La Che i povera tuoi Shadia. giorni siano. E vediamo cosa ci dice Cleopatra. Chi altro dobbiamo Ehi, uccidere? guarda che è tornato. Bayek di Siwa. E ci incontriamo a Heracleion, città di vino, donne, di tutto ciò che il Mejai brama e merita. Alla regina. Beh, dopo aver assistito a un omicidio di una bambina. Bayek, arrivi nel momento più opportuno. Cleopatra, cerco ancora chi ha ucciso mio figlio. L'ordine è stato fermato. Ho ucciso per voi o per me? Ho due nuovi nomi. L'ordine non è. E quanti altri nomi seguiranno? Tutti quelli che saranno necessari. Voglio soltanto che mio figlio possa trovare la pace nell'aldilà e non. Mi piacete, Cleopatra, ma gli intrighi reali affascinano mia moglie, non me. Che significa quel simbolo? L'hai scordato? Questo simbolo ha più valore per voi che per me. Non lottiamo contro un solo uomo. Non è così semplice. Aya ha capito che il mondo è cambiato. Io sono il faraone, tu il Mejai di tutto l'Egitto. Seguimi, ho un regalo per te. Cavolo, il Mejai di tutto l'Egitto. Che roba. A proposito di Mejai, notizie di Aya? Aya sta difendendo i mari. Pompeo e la sua flotta arriveranno a giorni ormai. Si uniranno a noi per combattere l'ordine. Ho visto coi miei occhi cose terribili. La nostra terra è prigioniera da tempo. Ah, quindi quando abbiamo visto Aya, la sequenza era il L'ordine deve essere presente, non fermato era il subito. passato. Certo, Bayek. I due nuovi nomi, lo sciacallo e lo Lo scorpione, sciacallo e lo fanno parte della cerchia di scorpione. mio fratello. Mamma Crediamo mia. siano loro i responsabili dell'attentato contro di me. Un attentato. I Filakes di vostro fratello. Filakes. Difficile a dirsi. Un gabiniano, uno dei guerrieri di Settimio. Formano un esercito di 2000 unità. Mi sarei voluta alleare con loro. Con Settimio? Quell'idiota romano. Li comanda lui? Sì, colui che si definisce un vero egiziano per poi mandare un uomo a uccidermi. Tutt'altro che egiziano, se posso dirlo. Aya pensa che sia al servizio dell'ordine attraverso un delegato sul posto di nome Venator. Potrebbe essere l'uomo mascherato che ha ucciso mio figlio senza pietà. Questo non si sa. Questo nessuno lo sa. Cazzo! Uccidetemi e basta, codardi! Ecco il tuo dono. Fa parte dell'ordine degli antichi, come Settimio. L'abbiamo sorpreso a spiare la villa. Crediamo sappia chi ha ucciso tuo figlio. Mamma mia, come ha fatto a partire? È stato Settimio a uccidere tuo figlio. Io non c'entro nulla. Se non c'entri, sarò io a stabilirlo. Fottuto quei gemelli. Venator! Mamma mia. Era meglio la lama celata. Ti basta? Gli strapperò altre informazioni. Ti consiglio di dare un'occhiata al bordello in città. Sì. Vai a indagare nella città dionisiaca e svela il complotto Dionisiaca, contro e svela il di noi. complotto contro di noi. Lo sciacallo. Settimio è in città. Il suo filaches principale si chiama Venator. Parla con il padrone del portello. Oh, un altro filaches. Dai, dai, che ce ne abbiamo ammazzati tre. Ah, qua c'è un filaches qua. Ma non c'è niente qua. Niente filaches. Aspetta, forse sono andato a... Mezzo corno.
Che nome? Ah, Filarche, se guardate che sono state una figata. Ah, un'altra missione secondaria c'è qua. Istruzione superiore. I simposiasti. Ah, non lo sapevo. Dai, 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 dai. Parla con il padrone del Ah, bordellone. guarda, quello è il Megiano. Quindi. Un guerriero in più tra le nostre file. Ah, sono buoni. Ah, sì, sono soldati egizi. Cioè, che poi dopo, Penso dentro che non Assassin's Creed possiede. Odyssey, cosa fai? Invece i greci contro gli egizi? Fai il contrario. E allora i soldati egizi hanno visto Bayek poi. Oh, shit. Cazzo fai sulla Ah, poltrona? un vero guerriero. Posso farti uno sconto? Ma aspetta. Nei gabiniani. No, certo che no. Sono un Wow. Magi. Un tempo venivano molti Magi, Tu per ma chi la muovi? ultimamente non più. Cleopatra. Le Sentito che era in bacio. città. Ti spacco la testa. Un Magi che la... Devi Vorrei essere parlare con questi famosi gemelli. Parlare, dici? Ognuno ricco. usa le Non usare parole che parole che preferisce. preferisci. I gemelli ti costeranno che tu voglia parlarci o fare qualunque altra cosa. Hai capito, Elena? Ma quanti vuoi? Accomodati al piano di sopra. Hanno avuto una Se... notte difficile. Spero sia un discorso gentile. Tacca una bella rissa in camera da letto. Però ci starebbe una bella rissa fatta con i quick time a mani nude. Invece della solita... Dai, vediamo cosa succede. Su questi? Mamma, fa Volevi fatto mettere paura. incontrarci? Sto cercando un gabiniano chiamato Venator. Gabiniano. Non fare il suo nome! È un pezzo di merda. Non terrò a bada la lingua per quel mostro. Tutti hanno paura di lui, ma tu potresti ucciderlo. Lo puoi trovare in cima alla Lo può piazza. trovare in cima alla piazza. Presto nessuno potrà più trovarlo. Sì, grazie, Magi, grazie. Sei il nostro idolo. Dai, un bel attacco dall'alto. E passa la paura. Perché qua non mi fanno usare Senno? Vabbè. C'è stata un sacco di gente qui. Venator non lavora da Venator solo. non lavora da Cosa sta solo. architettando Venator? Sangue sul fuoco. Interagisci. Venator è un folle. Che avevate in mente tu e i tuoi uomini? Cos'è sta roba a terra, scusa? Ah, copricapo. C'è puzza di fogna qua dentro. Piatti rotti. È successo qualcosa. Perché è andato verso l'alto? Andiamo sotto. Ah, ingresso. Ah, questa è la zona di indagine. Ah, perdono. Oh, porca troia. Bayek, Bayek, mo cacchio del muro. Caro Venator. Allego il denaro per te e l'attrezzatura dei tuoi uomini. Quale mantenere ti serve? Il nome dei cambiniani significa Madonna, ricompensi i tuoi uomini. Principio, sei efficiente. Arrivo, portano l'approccio più diretto. Sono certo che Alessio riuscirà a infittarsi con il suo potenziale. L'ordine degli antichi è potente, presto pace e ordine sarà il nostro motto, il nostro dono al popolo egiziano, ma il pugno di ferro è l'unico modo di controllo. Liuti, rossetto e oli profumati. Liuti. C'erano anche donne di piacere. E È vesti ovvio. romane. E vesti romane. Strano. Venator vuole che i suoi uomini si mimetizzino. Chissà se in questo gioco da qualche parte c'è tipo un'armatura messa Botti di sottoterra. vino. Ma questo non sembra affatto vino. Forse è olio. Mamma mia. Anche Ce n'è abbastanza da bruciare la città. se comunque è difficile che ci sia un'armatura perché prima dell'Egitto chi ci Si poteva essere? esercitano a colpire Cleopatra. Venator addestra i gabiniani a uccidere. Via, Che ricostruzione della terribile. scena. Un
piano astuto. Uno degli uomini si veste da donna, forse per entrare al palazzo. Vestiti da mercanti di vino, appiccheranno un incendio per creare il panico. Con un arciere pronto a colpire la regina durante il caos, nascosto in alto. Venator, non sei solo uno dei servi di Settimio. Hai i tuoi fantocci da muovere nell'ordine. Devo trovarli prima che agiscano. Speriamo che sto Venator non muoia come niente, perché... o se no lo fanno sembrare tanto forte. Uccidi la cena, uccidi l'infettato, uccidi l'incendiario. Ah, questo qua è quello che colpisce dall'alto. Ok. Come fare questo? Cos'è un tesoro? Cioè, praticamente in questo gioco i tesori non sono solamente nei forti che vai a conquistare. Sono anche sparsi per la città. Figata avere seno. Sì, anche se non capisco come faccia a parlare col padrone. E digli, guarda che stanno là. Devo uccidere l'arciere. Sì, l'arciere da dove cazzo colpisce? Da 300 metri di distanza. Ho capito tutto, però. La freccia dubito che tenga il tiro dritto. 300 metri no. Non attirare l'attenzione. Ah, va a cagare, ho visto tutto. Perché ha ammazzato a lui? Perché si è folgorato? Dai, vai. Era fischietto pure. La porca vacca. No, l'avevo ucciso di nascosto, che due cazzo. Ah, amore. No, ma cavolo, mi aspettavo che ci fosse solo lui. No. No, c'è qualcuno. Era bello poi se mettevano anche il tempo. Giusto per farti agitare. Dire cacchio, Cleopatra sta per tenere l'incontro. Via, via. Io sono del parere che comunque Assassin's Creed 2 se lo dovevano tenere per dopo, perché hanno fatto un capolavoro. Oh, ma cazzo fa? Praticamente all'inizio. Ma vai a cagare anche tu, ma che capisco. Ho cercato di fare stealth. Ma stealth col cazzo che mi viene. Vai Senu. Vai Senu, fai infastidio. Dai, chi altro vuole capare? Ecco, ahi, ci penso. E ora siete finiti? Qualcun altro che vuole capare? Sì, ma io non capisco, boh. Cioè tutti questi ci stanno. Cioè ho capito, questa è zona di Cleopatra. Ed è piena di cattivi. Che cosa ne dici? Più tardi dovrò suonare il liuto per la regina. Stai benissimo. Sei con i musicisti che suoneranno per la regina. Siete fortunati. Sì, sto cercando gli altri musicisti. Li hai visti? No, non li ho visti. Hai intenzione di venire anche tu all'oggi? Oh? Dai, vieni qua, finta donna. Vales,
Faccio vedere più salone. Era un impostore. Un romano che voleva uccidere la regina. Ti ho fatto un favore. Eccolo pure qui. No! Che cazzo fai? Ma sei fulminato. Ma vai, è che stai male. Vai, è che stai proprio male. Ma mai mi sarei aspettato che attaccasse con R1 e R2. Oppure vi ricordate nell'altro Assassin's Creed? Entrava dalle finestre, non ci potevi restare in casa. Mi pare in Black Flag. Faceva tipo la scenetta di parkour e usciva. Era figo anche qua. Ma si è per un ostacolo. Aia! Amore mio! È tornato. Vai, profumo di mare. Il mare mi ha rapita per qualche cozza. Ma ora sono tua. Oddio. 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 Maremma. Maremma l'ho vista morta. Ma che sta succedendo da qua notte? Penso io, mia adorata. Ma... la cosiddetta regina. Come si sa difendere? Il vostro trono sarà una tomba. Dov'è, dov'è? Che stai guardando? Oh, Filakes. La tua regina è un'indegna prostituta. Non è questo il modo di parlare di una dea. Se sta a te proteggerlo, l'Egitto sarà presto un cadavere. Vabbè, penso che Venator comunque se riesco a uccidere noi. Testa per farlo. Non lo fermo appena nessuno. Sei passato dal bordello a dare un'occhiata alla mia opera? Vediamo quanto gli trovo. Le tue intimidazioni sono patetiche. Forza, la tua anima ha bisogno di riposo. Bastardo, credi davvero di poter cambiare i nostri piani? Ovvio. Presto sarai morto. Basta che ti uccidi. Il cambiamento basta e avanza. Morte a Cleopatra! Fino. Siamo i Gabiniani! E l'Egitto è nostro! Ah! Non farò la stessa fine dei miei guerrieri! Prima io! Due asce non sono sufficienti! Che la regina muoia! L'unica cosa che può darle onore vai è la morte! Camarimma. Se la morte porta onore, consentimi di decorarti! È evidente che ti manca questa medaglia! Maletta. Ah, muori! Tieni un posto nella duata per tuo fratello Settimio. Un altro Filakes ucciso. Ehi, vecchio. Oh, sei ferito? Solo un graffio. Mi sento bene. Ora non sto più soffrendo. La mia mente arde. Non mi resta altro che lottare ancora. Mentre tentano di fermarmi. Mia regina, riposate e ricordate... No, non riposerò. La guerra civile sarà ancora lunga e io devo assolutamente salire al trono. Al momento sta marcendo nelle mani di mio fratello, capite? Ordina Foxida di preparare la nave. Devo incontrare Pompeo. Pompeo. È l'unica speranza. Voi due, informatelo che sto arrivando. Sì, mia regina. Bayek. Se non raggiungiamo Pompeo per primi, lo farà Settimio. Lavoro con Aya. Andiamo, Aya. Ma ascolta, non posso fare il teletrasporto? No, perché sennò... niente, quanto pesante. Cazzo faccio il teletrasporto qua? Vabbè, faccio prima... in mare. Vediamo se parlano, se I non parlano. Ci hanno lasciato una feluca. Che gentile. Dai, sali, sali. E riposati. Ragazzi, ci becchiamo subito. Eccoci arrivati.
in questa destinazione. La morte dai, si libra nell'aria. Che ignobile figura. Mi sto abituando alla carne marcia. Sono cadaveri. È successo un macello. Per gli dèi. Il Nilo sarà rosso per diverse lune. Mamma mia. Osiride avrà da fare. Sono romani. Nessuno schifo. Di quegli schifosi tolemaici. Cioè, bello, perché no. È bello. Direi che è stato congedato. Mi so. Mamma mia. Hanno imparato. Oh. Settimio ci ha battuti. Buffo che i vermi alla fine divorino anche i grandi uomini. Questa è la tomba delle nostre ambizioni. No. No, non può essere. Dov'è Cesare? Ma cacchio, ma stavate dietro di noi. È arrivato ad Alessandria. È ben sorvegliato e... Portatemi da lui. Incontrerò Cesare a tutti i costi. Giulio anche Cesare. Se dovessi strisciare attraverso le fogne del palazzo. Giulio Cesare. Sì, Giulio Cesare nella storia. E Cleopatra fanno una grande alleanza. Non voglio dire cavolate, ma so che fanno l'alleanza. La via dei Gabiniani. Aia, la madre. Pensaci bene, Bayek. Una volta sulla nave, non potremo tornare indietro. Sì, sì. La regina dovrà sedere sul trono. O le nostre teste salteranno. Ho capito. Cioè, praticamente preparati a dovere. Va bene, ragazzi, ci becchiamo nel prossimo video.